veramente, quindi io ce la faccio, Verità. Allora, io passerei ai saluti, anche se magari è un po' più di saluto. Fra l'altro mi hanno comunicato la segreteria di Vandana Shiva che vuole farti una proposta come presidente nazionale dei Comuni d'Italia, quindi dopo vedremo magari. Solo che là ci arriva, magari si discute. Intanto buongiorno a tutti e grazie per questo invito e soprattutto grazie per l'iniziativa. Il saluto mio è di tutti gli amministratori presenti e di tutti i comuni. Grazie Bruno, saluto a te e attraverso te tutti i soci della cooperativa e permettimi per un affetto di carattere personale, una conoscenza antica, di salutare Loris, perché per me è stato sempre un grande riferimento e se siamo qui oggi con un esempio di un territorio piccolo ma che dimostra di essere grande nelle idee, lo dobbiamo a persone come Loris. E guardate, il momento di oggi è molto importante, ha ragione Andrea quando dice che questo territorio è un riferimento, non è riferimento solo per la regione ma lo è riferimento per i mutamenti di questa nazione. Potremmo, con gli esempi, abbiamo chiamato Vandana apposta per avere degli esempi, per avere dei riferimenti. Questo territorio lo è, lo ha fatto, lo continua a fare e guarda, dalle piccole cose possono arrivare grandi mutamenti. Dicevamo cosa rappresenta il biologico per la nazione, partendo da Senigallia e il suo territorio, oggi Arcevia e il suo territorio. Che cosa ha significato prendere iniziative, guardo a Evasio, contro gli OGM in tempi non sospetti. Un comune di questo territorio l'aveva fatto quasi in assoluta solitudine. E guardate, il fatto della solitudine è uscire dalla solitudine. Quando ci sono idee, quando ci sono propulsioni e quando ci sono visioni che vanno oltre, è forse l'elemento che ci dobbiamo porre, perché noi dobbiamo essere contaminanti. Le belle idee vanno sostenute, ma magari vanno migliorate. E allora penso ad le considerazioni che abbiamo fatto prima sulla devastazione del nostro territorio, che si è chiamato pannelli fotovoltaici, che si sono chiamate briglie sui fiumi, che si sono chiamati capannoni distribuiti in delle colline, che giustamente Bruno dice quelle di Giacomelli, quelle di Anselmi, quelle colline lì, noi le abbiamo riempite di cose che non c'entravano niente. E allora, quando ci sono esempi, noi dobbiamo stare compatti. C'è un comune in questo territorio, l'unico comune in Italia, che ha avuto il coraggio di prendere il proprio piano regolatore, togliere 40 ettari che erano previsti dal piano regolatore ad edificabile, l'ha tolti e l'ha fatti ritornare i terreni agricoli. Allora, su quegli esempi che non possono passare in sordina, perché quella è la nostra direzione, quella è il segno, Emanuele, che dobbiamo dare. Noi dobbiamo fare una legge nazionale in urbanistica per dire di non consumare più un metro quadrato di territorio destinato alla costruzione. Dobbiamo avere questo. Però chi anticipa, come abbiamo anticipato sugli OGM, va sostenuto dalla regione e ci sta lavorando, va sostenuto però, come diceva Andrea, dalla base, perché sennò si soffre di solitudine, si pensa sempre che qualcun altro dovrebbe fare qualcosa in più, invece guardiamo i nostri bei esempi, portiamolo,
e vedrete che gli esempi piccoli possono essere la cellula per tanti altri. Andrea diceva la raccolta differenziata. Beh, questo è un territorio che ha pensato in quel modo, in controtendenza, quando ci dicevano altre cose. Noi siamo passati al porta a porta, oggi è facile dirlo, quello è il percorso. Quando siamo partiti io e te nel 2004 era tutta un'altra storia. E allora questi esempi che oggi la Shiva ci riporterà vanno canalizzati dentro una lotta senza confine contro gli OGM, senza confine, al di là delle considerazioni di contaminazione. Sono prodotti che non si possono controllare, e quando l'uomo modifica e non ha la capacità di controllare, come nel nucleare, va stoppato, va rigettato. E se questo territorio è in grado di farlo, può diventare un grande esempio per la regione e per la nazione. Grazie Bruno per questo slancio, grazie per essere qui e per il segnale che volete dare.